Eccoci, siamo live per i nostri a tu per tu con i caster della prossima edizione del torneo Atleta League. E quindi in nostra compagnia c'è Emanuele Di Vella, also known as aka Revilvage. Ciao Revil, ci ciao Martina, ritroviamo. questa volta non ti ho interrotto, Martina, io sono Bravo, migliorato. bravo, Hai fatto anche bene che hai detto tutti e tre i nomi come l'altra volta. Molto bene, Martina. Esatto, proprio per la par condicio, li dico tutti. Tu vuoi essere che... Ma io ti chiamerò Revil. Puoi chiamare come vuoi, Martina. Bene, ok. E poi Riccardo Roversi, invece, aka Cugino Rap. Buonasera, è un Ciao piacere, Martina. Riccardo, sì, è un piacere perché noi Ciao, non ci ciao. siamo mai conosciuti, invece con quel pazzo di Esatto. Revil già ho avuto modo di avere insomma un episodio in cui mi ha strillato in faccia praticamente. Non so, anche tu Sì, è una cosa che strilli? fa spesso. È una cosa che fa No, io non spesso. strillo. Tu non strilli? Bene, meno male, allora sarà una No. live un po' più pacata, diciamo, dai toni più pacati, chi lo sa, ma io non sono ora. mai sola, perché se sono in compagnia dei nostri due caster in questo a tu per tu, che è più un a tu per voi, a noi per noi, non lo so, però, insomma, con me ci sono in studio anche Andrea Buzzao. Ciao Andrea, che mi aiuterà nel commento più tecnico. No, mi aiuterà, farà lui il commento più tecnico perché non ne sono in grado, diciamo, uno deve essere anche umile. Ciao Andrea. Ciao Martina, ciao a tutti. Ben trovato, e poi c'è il grandissimo Mattia, direi veramente grandissimo perché si occupa della parte tecnica. Ciao Mattia, Mattia Mingione, che tutto vede e tutto tocca. Sera. Pazza, sai, veramente mi sono commossa con questo monologo che ha fatto di presentazione. Chissà se Nicolò Masini, che è l'altra compagnia di questa sera, invece ci intratterrà a più a lungo. Buonasera a tutti. Ah, vedi, due tre parole, benissimo. E quindi io direi subito, insomma, di Andrea, ci vuoi dire qualcosa? Come siamo messi a inizio delle partite? Come siamo messi all'inizio delle partite? Che la partita oggi vedremo un quarto di finale e si sfidano P11 contro IMDC. E è un quarto di finale e il vincente fra questi due andrà a sfidare l'Axolotl Academy, che nella partita di oggi pomeriggio ha sconfitto i Coffee Academy, e io ho confuso tutto quanto. Infatti è il contrario. Oggi sono i P11 contro i Coffee Academy e l'Axolotl Academy invece ha sconfitto gli MDC. Attenzione a non sbagliare, Andrea, perché il Revil lo vedo parecchio carico, diciamo, già ho Io li conosco sentito. tutti i picciotti di questi team, Ecco quindi qua, va bene, ma so chi infatti ha anch'io. giocato, chi non deve E giocare, allora tutto il coso. raccontaci, che cosa è successo, raccontaci. Che devo raccontare? Io ho visto un po' gli Axolotl, ho visto un po' i Coffee, visto che ci ho anche lavorato a Coffee Esports. Ciao Coffee, ci sentiamo. Lui è un intrattenitore Quindi, comunque. abbastanza. Sì, parecchio, parecchio, Grazie. dai, hai scelto veramente il lavoro giusto. Non male. E quindi sono contento di vedere più ragazzi che ho castato nel mio ultimo periodo scontrarsi tra loro, perché hanno fatto il passo in avanti, e anche in Atleta 2 li sto rivedendo, quindi vuol dire che non hanno mollato, ma stanno continuando a giocare. Molto bravi. Bene, sì, io devo dire ho avuto una mancanza perché non ho, e non un mancamento, ma una mancanza, perché non ho detto poi caster, ovviamente, ma lo sanno tutti, no? Chi ci segue di League of Legends, e lo siete stati anche dello scorso torneo, vero? Sì, esatto, sempre qui a Atleta League. Allora voglio Sono chiedere a proprio questo qui qua. entrambi. Allora cominciamo da Riccardo, visto che insomma non ci ho mai parlato poi con Vai. lui. Com'è stata la prima esperienza nel nostro torneo? È una cosa assolutamente nuova per me, perché io non ho mai fatto da caster professionista in nessun tipo di evento, quindi per me è stato divertente, qualcosa di nuovo. Poi ho conosciuto Revil, mi ha insegnato un sacco di cose del casting che io non sapevo, perché ovviamente c'è proprio uno studio, proprio lui ha fatto uno studio, proprio cose serie, io non immaginavo, proprio mi ha aperto un mondo e quindi non è stato male, ecco, come esperienza. Sono divertito, sono venuto proprio lì, ci siamo visti, ho conosciuto un sacco di gente, a me piace molto fare amicizia, quindi sono stato molto contento.
Bene, certo, quindi insomma un'esperienza positiva. Quindi tu hai iniziato la vita da caster con il nostro torneo e hai avuto come maestro Revil. Poveretto, sì, te. Sì, diciamo così. Urla nel fare l'insegnante? No, urla nell'atto. Ok, urla nella messa in pratica. Dove era? Sì, hai capito. Senti, la scelta di questo soprannome da caster, cugino Rap, mi ha incuriosito. Beh, non mi è proprio il mio soprannome da caster. Io più che un caster sono uno streamer, faccio intrattenimento. Non è il mio obiettivo nella vita diventare un caster. Ah, ok. Però, insomma, sì, nel tempo libero si fa, ecco, una cosa certo. Che si fa così. Vedo là dietro a te un peluche che mi ricorda molto il mio. Dov'è? Eccolo qua, guardate che bello. Vediamo. Lo vedi? So, l'ho visto e sì, mi ha ricordato. Sì, sì, sì. Comunque, quindi tu vuoi fare lo streamer. È che è? Il poro. È un poro, questo, quello lì, il peluche. È un poro, di League of Legends, sempre. Ecco qua. Sono qua. Dei... Sì, te lo puoi mettere. No, Andrea, no, dai, su. Ah, tu hai proprio il cappellino da poro. Esatto, sì, infatti bello. È bello, lo vorresti, eh? Va bene, non te lo do. Comunque, quindi tu fai lo streamer... quindi sei un po', diciamo, il re di Twitch, immagino? Beh, re di Twitch adesso è un parolone, magari... Però ti restringi bene nella piattaforma. Sì, 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 sicuramente sì. L'altra volta abbiamo intervistato Lucy, che ha, insomma, anche lei un grande seguito su Twitch, ecco. Invece la tua esperienza su Twitch com'è? Ah, io ho appena compiuto un anno su Twitch praticamente. Io ho iniziato a streamare a aprile dell'anno scorso, adesso siamo a maggio, quindi praticamente ho fatto un anno e devo dire che sono cambiate tante cose in questo anno, sia dal punto di vista personale che ovviamente del mio canale di Twitch. Io non mi aspettavo di fare questa strada, ok? Devo dire che sono cresciuto abbastanza, sono contento di come stanno andando le cose. L'esperienza che mi ha dato, che mi ha ripagato, è bellissima, perché ho conosciuto un sacco di persone e sto mettendo su una community di cui mi vado fiero, perché mi piacciono le persone che mi seguono, le persone con cui interagisco tutti i giorni sono fantastiche, quindi io sono contentissimo di questo. Quindi tanto positiva come esperienza, e tanto che Revil, pure lui aveva streamato, se non sbaglio, in passato prima di me, e ha ripreso. Spero un po' anche di avergli trasmesso la passione di questo, ecco. La voglia di ricominciare. Beh, quindi diciamo è stato un rapporto reciproco. Revil, te l'ha trasmesso, ti ha aiutato in qualche modo cugino Rap? Io non sono uno streamer principalmente. Ovviamente lui ha 10.000 volte i miei numeri e... anche la passione in cui stream è quello che porta, non è paragonabile a quello che faccio io. Io è più chill, vado là, mi rilasso, viene l'amichetto, lo faccio lui ridere, è chill. Va bene. Sì. Lui urla nell'atto. Cosa, Andrea? Io urlo nell'atto. Lui urla nell'atto. Sì, però ovviamente, cioè, Rap è molto più professionale di me nell'ambito streaming, ovviamente. E meno male. Di che numeri parliamo, cugino? Ma in realtà i numeri che servirebbero per la partner, cioè circa 75 di media. Quella è una partner che non arriva mai, perché... Cioè, un piede che è presente quando arrivi alla spiaggia e metti il piedino nell'acqua per vedere se è fredda? Ecco, quello. 70, sto per arrivare a 75, lo Ma in realtà io ho già la media da 75 da maggio dell'anno scorso, appunto, solo che per Twitch evidentemente non è abbastanza. Basta. Non puoi perché fare la richiesta? Sì, sì, la posso fare, l'ho già fatta molte volte, mi è stata rifiutata tantissime volte la richiesta di partner, e penso perché ovviamente faccio una sola categoria, facendo solo League of Legends questa cosa limita, se tu fai una sola categoria probabilmente Twitch vuole che tu abbia più di quello che hai richiesto, se tu invece fai variety, quindi fai tante cose, fai più giochi, just chatting, porti altri contenuti, allora sicuramente... è più propenso a offrirti la partner. Questo è quello che ho imparato. Non lo sapevo assolutamente. E quindi non puoi fare anche just chatting oltre a LOL? Sì, ma just chatting diciamo che non conta tantissimo quanto potrebbe contare fare sia just chatting sia, che ne so, Minecraft, altri videogiochi. Quello conterebbe sicuramente di più. E poi non saprei esattamente cosa portare adesso in just chatting, anche perché magari porto just chatting, poi mi calano i numeri, perché appunto non è il mio format principale. Sì. Però... sicuramente in futuro penserò a qualcos'altro. Ma just chatting è una chiacchiera con la tua community? Just chatting è proprio una categoria su Twitch in cui tu puoi fare, diciamo, quello che vuoi. Sicuramente in futuro verrà un po' più, diciamo, suddivisa in determinate categorie,
però Just Chatting è praticamente tu puoi fare quello che vuoi, puoi metterti a chiacchierare con la chat di qualsiasi argomento, fare giochini lì per lì con altri streamer, interviste, questo di qualsiasi cosa. Beh, questo magari crea però un rapporto forse un po' più stretto anche con la community, sì. No? Sicuramente sì. E quindi tu non però... chiacchieri con la tua community? No, sì, ovviamente chiacchiero sempre. Io ho cercato di fare in modo che il mio streaming, il mio canale sia molto interattivo per la community. Ho un sacco di modi con cui i ragazzi che mi seguono possono interagire con me. Io tutte le sere, dopo gli streaming, sono sempre sul Discord a chiacchierare con chi vuole. Ho sempre un rapporto molto stretto con la community, infatti per quello che sono molto felice di come sta crescendo insieme a me, ecco. No, infatti, ecco, volevo arrivare proprio a questo punto, insomma, al rapporto che hai creato con la tua community. E questo è molto bello anche perché quindi mi stai facendo capire che è in realtà un rapporto nato quindi un anno fa. Sì, con alcuni, ovviamente. Adesso è passato un anno fa non avevo le 70 persone subito, sì, le ho avute dopo circa 2 mesi, questa media. Però ci sono persone che sono andate via, persone che sono arrivate, la maggior parte delle persone mi segue da circa 2, 3, 4 mesi. Ecco, nel giro di un anno ovviamente magari c'è chi smette proprio di guardare Twitch, chi smette di giocare al gioco che porto, io porto solo League of Legends, quindi se uno smette improvvisamente di giocarci, cosa mi segue a fare? Ecco, anche se magari mi seguiva solo perché ero io, perché gli divertiva quello che facevo, perché alla fine io non è che sono un pro player, mi diverto a cercare di trasmettere quella che per me è la regola di League of Legends, cioè divertirsi, prenderlo per un gioco e non soltanto per insomma cercare di essere sempre più forte. Questa è la mia filosofia, ecco. Certo, no, a me ha molto colpito, ti dicevo che l'altra volta abbiamo conosciuto, no, anche un'altra caster del nostro torneo che è Lucy, Giulia, e sì. Lei ci ha raccontato che insomma nel mentre che streama e quindi gioca, però si racconta anche, no? E questo mi ha molto colpito perché poi insomma si diventa un po' dei punti di riferimento per la propria community. E lei mi ha detto addirittura che è diventata amica con alcuni di loro, ovviamente non tutti. Ecco, a te è capitato proprio di instaurare un'amicizia? Certo, io sono amico, molto amico di la maggior parte di quelli che mi seguono, ovviamente. Ci sentiamo praticamente ogni giorno su Discord, anche su Telegram. Io ho cercato di fare in modo di avere più posti possibile dove potessero contattarmi, scrivermi, io rispondo sempre a tutti, quindi non è un problema. Bellissimo. Mi piace ovviamente stare a contatto con le persone. E tu vai live ogni giorno? Ogni sera, sì. Ogni sera, a che ora? Dalle 20 alle 23, a parte oggi che siamo qui. Siamo live comunque, ma insieme. Sì, siamo live comunque. E invece, Emanuele, tu sei tornato un po' al mondo dello streaming, da quanto ho capito, diciamo? Sì, da praticamente quando ho incontrato MCS mi è tornata anche un po' la voglia di fare altri contenuti, perché alla fine la figura del caster o la figura professionale online puoi coltivarla non solo facendo una cosa, ma puoi coltivarla anche facendo altre, cioè, tipo il contorno. Intorno, certo, a quello che fai, ed è molto importante. Quindi oltre a castare, fare eventi, puoi fare video su YouTube divertenti, guide, streaming dove parli con la gente che ti vuole bene, che ti segue, quindi coltivi il rapporto che hai con la gente che segue un determinato ambiente, segue te. Oltre a guardare la partita di LOL che vai a castare, ti viene a seguire anche su Twitch. Poi questo accade anche viceversa, quindi faccio le live, viene la persona che dice: oh, ma sei veramente simpatico, ti lascio il follow. Ah, ma sei anche un caster, cosa fai? Ma perché lo imiti così? L'intervista. Perché sono miei amici e quindi posso sfotterli. E quindi viene anche di conseguenza a vedere le partite che io vado a castare. Dice: ah, quindi non sai solo fare ammazzate su LOL, sai anche... No, rimitali. Non posso, non so se poi è bannabile, non lo so, ho sbagliato a farlo forse. Non so, no. Ovviamente in maniera giubilo, si scherza, non mai mi dissocio. E quindi niente. Ma basta con sto politicamente corretto a Revil. Sì, usiamo la parola con la N. No. E quindi niente, ho ripreso i contatti con MCS perché mi ero un po' staccato. Diciamo, ho riavvivato la fiamma come Dark Souls,
E quindi ho ripreso anche a streamare, a fare video su YouTube, quindi a riconoscere le persone. Streamo praticamente ogni mattina alle 11, pausa pranzo, perché così se tilto in ranked mi riprendo, questi 200 IQ, I play, e dopo pranzo ritorno a streamare per un'altra oretta e mezza più o meno. Porto prettamente League of Legends e Just Chatting quando vado a fare qualche servizio fuori. Cosa significa questo? Questo è un po' difficile, Martina. Bravissimo. Te lo spiego. Bravissimo. Hai visto la non mia è... faccia un po' persa? Ti spiego. Dimmi. Prova a immaginare stare in Terronia, avere delle occhiaie di 5000 metri e due dilatatori. Qualsiasi posto vai, a Bari, in centro commerciale, a fare la spesa, ti prendono per drogato che deve rapinare qualcosa. Quindi mi succede sempre qualcosa appena esco fuori di casa. Tipo, che ne so, vado alle poste, mi succede qualcosa. Vado al, a, posso fare il nome, tipo vado al Penny, mi succede qualcosa. E quindi faccio già chatting quando racconto quello che mi succede. Le tue disavventure. Bravissima, bravissima. Ce ne vuoi raccontare qualcuna? Una volta, mi ricordo, c'è anche un video su YouTube che dove lo racconto bene. Quindi tu quelle attività comunque... Vai, scusami. Vai, vai, dici. Lo racconto, lo dico dopo. No, no, dillo adesso. In pratica era Capodanno e volevo mangiare la cosa che più amo in vita mia, le patatine. Quindi andai al Penny a comprarmi le patatine. Non fermarono nessuno, a me sì, perché avevo il cappotto nero, il berretto nero, i dilatatori. Quindi mi fermarono, mi presero lo zaino, lo tennero loro. Tra l'altro sotto la cassa è una storia lunga. Comunque mi fermarono. Oppure capita a volte che se tu passeggi, la persona che sta avanti a te, questo lo noto, inizia ad accelerare, si gira più volte. Quindi fai paura alle persone. Sì, tu ovviamente che mi hai visto come parlo, sono molto amichevole, sono tranquillo, scherzo. Però se ho la faccia tranquilla, normale, e tu mi guardi, posso dare l'aria del drogato che terrorizza. Ad esempio, mi ricordo una volta, vi racconto questo aneddoto, stavo tornando a casa dopo che ho accompagnato la mia ragazza, e davanti a me, in questa stradina di campagna, c'era una signora, si teneva la borsetta stretta e ogni due secondi si girava per guardarmi, che era come terrorizzata. Alla quarta volta che si girò, gli dissi: signora, non le faccio niente, voglio solo tornare a casa. Lei si mise a ridere, fa: ah, va bene, va bene. Non sono uno scippatore. Non sono uno scippatore. Sì, esatto. Hai dovuto tranquillizzarla. Vabbè, Revil, che bisogna fare? Ognuno ha l'aspetto che ha, ci deve convivere. Sì. E tra l'altro il mio aspetto è molto da ossimero per il mio comportamento, per come sono. Ah, certo, quindi sei un ossimoro vivente. Sì, mi piacciono molto i contrasti. Bene, bene. Quindi hai un aspetto... Vabbè, però a me non sembra che hai un aspetto brutto o marcato. Però forse queste occhiaie sì. Danno questo... Sì, perché magari mi vedi con la luce. Poi ripeto, mi hai conosciuto in un contesto, quindi mi hai già inquadrato il mio modo di fare, il mio modo di essere. Ma se tu mi dovessi vedere fuori contesto, magari... Sai quando c'è la faccia seria, che sei tranquillo, stai facendo i fatti tu al cellulare, stai camminando, sei anche nell'ambiente, non sei abituato a vedere magari un ragazzo, ripeto, con delle occhiaie così pesanti, due dilatatori, poi non è che stiamo, cioè stai in periferia a Bari. Non sei nella Big Apple, insomma. Esatto, non è che siamo a New York. Certo, va bene. Ok, ma torniamo a noi. Quindi torniamo anche a Twitch, ok? Io sono molto incuriosita da questa piattaforma, perché se vogliamo è un... ognuno diventa un canale, no? Quindi, cioè, se pensiamo che una volta l'unico canale era un era però monopolio proprio, quindi la Rai, adesso invece abbiamo un'infinità di canali televisivi e Twitch offre la possibilità a ognuno di diventare praticamente un trasmettitore di qualcosa, no? È incredibile, rivoluzionerà il modo proprio di fare intrattenimento, rimpiazzerà mai la televisione? Questo lo chiedo a entrambi. Sì, io ne sono convinto pienamente, perché sì. Alla fine i giovani adesso, che i ragazzi, i bambini che crescono con questa tecnologia, non crescono con la TV,
quindi sono abituati fin da piccoli a vedere YouTube, Twitch, i loro streamer, i loro content creator preferiti, li seguono nelle varie piattaforme, quindi questo sarà poi il futuro, ecco. Andrà sempre più a rimpiazzare, forse, magari non totalmente, però io sono convinto che sarà una forma molto importante di intrattenimento del futuro, questo sicuro. In questi anni si sta vedendo che cresce questa piattaforma, già Twitch 6 anni fa non faceva gli stessi numeri di adesso. Un sacco di quelli che chiamiamo YouTuber sono passati da YouTube a Twitch, continuando a fare ovviamente contenuti su YouTube, però hanno portato pubblico e questa cosa qui è evidente, quindi sì, Twitch sarà il futuro secondo me, o comunque se non sarà Twitch, questa forma di intrattenimento simile, certo. Qual è il punto di forza secondo te? Beh, il punto di forza è l'immediatezza, cioè tu sei lì che streami, c'hai una chat che subito può scrivere e interagire con te. Tu quando invece sei alla TV, non so, che guardi la Rai, non puoi scrivere e gli altri che stanno guardando da casa loro leggono il tuo commento, per esempio. Certo, e ovviamente questa cosa. Sì, l'interazione. Ovviamente questa cosa va un po' a perdersi nei canali molto grandi, che dove ci sono migliaia di persone che scrivono contemporaneamente. Un po' perdersi, perché ovviamente non si può leggere tutti, fa vedere che comunque sia c'è tanta gente che è interessata al contenuto, però sì, comunque sia, cioè, le persone possono scriverla loro, poi vengono lette oppure no, quello è un altro discorso, però sicuramente vedi una cosa che sai che sta succedendo adesso e sta succedendo a quelli che sono magari i tuoi streamer, i tuoi youtuber, le tue figure di riferimento preferite, ecco, quindi li segui così. E secondo te Revil? Sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Rap, solo che secondo me quando qui la televisione si accorgeranno che sta andando al baretto la TV, cambieranno anche loro, saranno costretti a venire al 100% su internet, questo sì. Perché la cosa più difficile è fare il salto che c'è stato con la mia generazione, cioè passare da non voglio più avere degli orari dettati dalla TV, non voglio certo, più un palinsesto fisso, esatto, che mi dica cosa devo guardare a che ora, ma voglio essere io a scegliere. La mia generazione ha detto oh per bacco, è bello che alle 8 posso vedere quello che voglio io, capito? Quindi noi siamo cresciuti con questa comodità. Abbiamo fatto questo salto e i ragazzi più piccoli di noi, di me, anche i bambini, nascono e crescono con questa scelta che io non ho avuto quando ero piccolino, non certo. C'era internet, invece loro sì ce l'hanno. Io, tutte le persone della mia età che conosco non guardano la TV. Io non ho neanche la TV in casa, cioè in cameretta, non in casa, scusate. Non osi immaginare un ragazzo di 18 anni, 15 anni, è impossibile che ha tipo. Quindi tu non ti addormenti con la televisione? Mezzi. No, io mi addormento con Cugino Rap sottofondo. Ah. Attenzione, no, sto scherzando. Inedito. Questo atto d'amore io vorrei interrompervi un attimino perché la partita è appena iniziata. Se volete andiamo a dargli un'occhiata, che ne dite? Io direi di sì. Andiamo, Vischio. Non è che possiamo dire di no, Vischio, per forza dobbiamo farlo. Io voglio vederli in azione. Lavoro tuo, insomma. Vai. Eccola. Come facciamo a vederla? Tu la vedi? Non la vedete? La vedete, vero? No. La vediamo dal... Mattia corre in nostro aiuto. La dovete spectare. Mattia, tu che tutto vedi, tutto tocchi. Bravissimo, proprio lui. La dovete spectare by yourself. La dovete settare by yourselves. Lui... come spectare, dici? Spectare. Loro hanno capito, allora, Martina. Voi avete capito. Me lo sempre fa loro. Passare per quella non tecnologica. Se io la trovo ce li un avete, po' spectate loro. Martina, ti stai recuperando Dragon Ball, Martina? No. Però sto recuperando... Che cosa? League of Legends. Vabbè, dai. Me lo dico niente. Dai, tu, è proprio il tuo campo d'azione. Sì, però... Vabbè, Dragon Ball ci sarà tempo, dai. Quando avrò prole, la metterò davanti a Dragon Ball e la vedrò anch'io. Mo non ottimo, c'ho tempo. Ottimo. Ottima scelta. Bene. O Dragon Ball o Kenshin, dipende. Ok. Uno dei due. Io questo secondo neanche lo conosco. Mi sto per morire. Mi stanno insultando.
Sto per morire in live. Io ho capito Mila e Shiro. Io conosco Mila e Shiro. Si è presa un insulto in romano dalla regia. Non preoccupare, Martina. Avete sentito? Si vuole bene lo stesso. Avete sentito Mattia cosa ha ammesso? Mattia ha ammesso di avermi insultato in romano malamente. Io aggiungerei anche malamente. Non potete capire che parola è uscita da quella bocca. Ci perbaccolino. Ma Mattia è un uomo di cultura. Ricordo bene quando ho citato di Sventura durante il cast. Un vecchio famoso film diceva: poeta dialettale amico di Bob Dylan. Revil, sei troppo giovane per conoscerlo? Sì, purtroppo sì. Vabbè, allora se io mi devo mettere al pari con Dragon Ball, tu fallo con la battuta di questo film. Poeta dialettale amico di Bob Dylan, di una sensibilità. Lo conosci io tu, Nicolò? Nicolò, tu lo conosci? Manco te. Ma te sei della mia età, però. Nicolò è un eroe, ragazzi. Un giorno vi racconterò un aneddoto che riguarda lui e me. Eh no, raccontacelo adesso. Ma ora riuscite a vedere la partita? No, Martina. Se non ce l'ho noi la possiamo vedere dalla live. Revil, se vuoi, ma Mattia ti ha spiegato. Se vuoi, la posso condividere qua. Allora, condividi schermo su Discord. Allora, la parola a Mattia. La parola a Mattia che vi spiega. Mattia, fammi sentire la tua bellissima voce. Non puoi aspettare uno dei player, visto che li conosci tutti, Revil. Benissimo. Eh? No? Come facciamo a aspettare, ragazzi? Io lo sono già nel dentro. Io direi di aspettare. Hai rap, dammi qua, dai. Sono molto efficiente. Meno male che sei uno streamer. Eccoci. Guarda se lo vedi. Oh, lo vediamo. Revil, lo sai come si dice qui a Roma? Sì. Vedi, lui si è messo in pari, ma anche te si dice dagli un po'. Da. Lo vedi? Ma come hai fatto a trovare la partita da aspettare, rap? Scusami. Sono molto bravo. Ah, sei un delinquente. Sei altro che... del mestiere, dovresti conoscere. Sei un delinquente. Devi dirmi Andrea, però quali erano i tasti per vedere. Io ho sentito un attacco diretto da parte di Andrea per Revil. Grande. Visto che hai detto. Ha detto che questi sono i trucchi del mestiere perché Riccardo ci è riuscito e anche tu dovresti conoscerli. Diciamo che non ho preparato in questo. Ti ha lasciato senza parole, Andrea. Sì. Sì, è riuscito in un'impresa che... Posso farne un banto comunque di questa cosa? Si banta, alzo le mani, arrendo. Vabbè, ci sei riuscito o no, Revil? Ora vedo, perché il rap ha 200 Q, mi sta condividendo lo schermo. Quindi abbiamo Coffee contro... Coffee contro, non lo so. P11. Regia, Black. Pronto, P11 Mattia. Black. Chi sono? Allora, chi a me non mi devi chiedere le cose tecniche, ti devi rivolgere ad Andrea. Comunque P11 Black. P11. Ok, allora, signori e signori, per la prima volta stasera, benvenuti qua nel Nando degli Evocatori. Io vi ricordo Coffee Esports, lato blu della mappa, e P Projecto 11, lato red di questo game. Insieme a me, però, perché non sono da solo, c'è la persona più amata della famiglia, Cugino Rap. Oh, buonasera, Revil. Strano ripresentarci di nuovo questa serata. Va bene. È importante, l'educazione è importantissima. Comunque, andiamo a vedere quelle che sono le persone a giocare a questo game. Quali sono i loro campioni? Perché non abbiamo avuto modo di vedere la draft. Raccontaci un po', Rap. Allora, dal lato blu dei Coffee abbiamo Sion Top, Fiddlestick, Jungle, Orianna Mid, Jinx di Carry e Alistar Support. E vediamo già che gli score non sono ottimi. Vedo che le squadre sono 1-4. Da parte degli altri, come si chiamavano? Project 11. Ok, li conosco. Li ho già castati con te, se non sbaglio. Ormai sei un pro player di casa. Ormai sono un pro player. Non conosco. Siete proprio dei perfetti partner. Abbiamo Rumble Top, Volibear Jungle, Galio Mid, Miss Fortune e Rakan Bot. Perfetto, e vediamo già che, insomma, non sono... Sono partiti molto bene i Project 11. Hanno anche 2500 gold di vantaggio. Drago e Up, Drago e Noto Luciano. Una differenza tra i due, quindi scusate, vi interrompo. Uno mi sembra. Andiamo alla corsia inferiore, signora Martina. Qua, a parte il fight, disattiva la torre, sa fare. Continua con il danno contro Lenna. Nerone, riesce a trovare la kill. Il flash shadow, doppio no campo di Sion. Cade Rakan, cade Miss Fortune. Sa fare in fin di vita il treno di Ashuma. Trova il no campo, double kill. La shockwave di Orianna nei confronti di Lori. Continuano con il danno, deve scappare Gallio. È fin di vita, 200 gol, 200 HP, scusate, riesce a scappare sotto torre. Disastro per il Project 11, si portano in vantaggio Coffee Esports.
Anche appena... l'ultimo Jinx ci ha provato, ci ha provato. E niente, stavano aspettando soltanto l'intervento di noi caster per dire ok, noi ci siamo ancora in questo game. E si sono subito ripresi, hai visto? I coffee, mamma mia. Sono contentissimo. Con un fight. Niente, dicevo che... Cavolo, stavo dicendo, stanno perdendo i coffee, puff. Hanno preso il drago, via. Fatto una bella azione, 3 kill da parte loro e con anche il drago. Quindi la loro, il loro svantaggio scende soltanto di 2000 gold differenza rispetto... rispetto ai progetti Eleven. Io vorrei dire qualcosa di tecnico, Andrea, ma... Facciamo una domanda tecnica, visto che approfittiamo del fatto che Revil ha anche un passato da coach, vogliamo ricordare questo. Quindi, coach, nonché caster, perché non ci fai una bella analisi delle draft? Io, dovrebbe fare rap questo, il rubo di lavoro. Sì, vabbè, potete parlare insieme. Non sappiamo quali sono stati i ban. Ma vabbè, le domande sono sempre per entrambi. Possiamo vedere quelle che sono magari le win condition di entrambi i team, sì. Però le draft non le abbiamo viste, purtroppo, Vischio. Comunque, io ci tengo a dirlo, Vischio, ho fatto il coach, ma per poco, non per tanto. Non vorrei... Ecco, già mette le mani avanti, Revil. No, con questo non voglio dire che non sono in grado di analizzare, però magari un coach è una figura ancora che è un livello superiore. Non vuoi osare di appropriarti. Non voglio osare, no, io sono un caster. Sono un caster. Coach, vabbè, quindi se condition match, win. Dai, però io non, anzi, penso, win io non sono nessuna delle due, Revi. Però sei bello, rap, quella cosa è importante. Ma sulla bellezza non abbiamo dubbi di nessuno dei due. Quali sono le win condition? Brava Martina, bella domanda. Vai, rap. E soprattutto spiegate a Martina che cos'è una win condition. Beh, dai, Andrea, però adesso, ma io l'inglese lo parlo, ci arrivo, no? Spiegare al coach, però. Andrea mi sottovaluta. Io non sono cast, non sono voce, e poi non risponde alla domanda. Bravo, bravo, bravo. Che non ho fatto nessuna delle due. Allora io... dovete sapere che il Red Side... Martina, ascolta bene, Il Red Side... Che significa? Facciamo un po' di interrogazione. Il Red Side... La zona rossa, quella praticamente del Conte, quella del 9 marzo. Esatto. Bravissima. Il Red Side ha un vantaggio nel ottenere i draghi. Ok? Mm. Quindi come puoi vedere, il team rosso, cioè quello a tua destra, ha Volibear, che è un campione estremamente forte nell'ottenere i draghi. Quindi, Red Side più campione forte nell'ottenere gli obiettivi, questo ti fa capire che una buona win condition per il team rosso, ovvero per il Project Eleven, è l'ottenimento di tanti draghi, ok? Dall'altra parte invece abbiamo Ushardook con Fiddlestick, che è un campione che punta tantissimo nel farmare e nel diventare forte, cioè nel farmare tanti gold. Quindi una win condition sicura per i Project Eleven è quella di ottenere tante volte i draghi per ottenere l'anima, e anche il teamfight super aggressivo nelle zone strette, tipo in giungla e non nelle zone aperte come la costa centrale. Questo perché c'è toccata di fuga di Rakan, c'è la pioggia di proiettili di Miss Fortune, l'engage cattivissimo di Volibear con il follow up dell'entrata dell'eroe e dell'equalizer di Rumble. Quindi hanno due win condition, o teamfight in zone strette o scaling tramite gli obiettivi. Dall'altra parte invece il team blu Coffee Sports si basa sul ehi, vogliamo sopravvivere, facciamo diventare cicciona gigante quella Jinx, scala tanto anche Orianna, che è un campione molto safe nella costa centrale, scala anche Fiddlestick e poi diventiamo anche noi forti nelle fasi di teamfight. Loro hanno un potenziale di flank enorme, Martina, non so che non sai che significa, ma io te lo dico lo stesso, ovvero possono tentare azioni estremamente aggressive e chiudere a tenere gli avversari. Questo perché c'è l'ultimate di Fiddlestick e anche la mucca, c'è anche Alistar che può flankare. Jinx deve diventare gigante, overscala Miss Fortune, Orianna può followare quello che è l'ingaggio dei suoi compagni, lo stesso fa Siren. Intanto nella costa centrale, ancora una volta in 3 contro 2, la Shockwave non basta, cade sia Shardook che Orianna, purtroppo non possono niente perché Safari è troppo grosso. È adesso io colgo la palla al balzo perché volevo tirarti fuori due statistiche. Volevo solamente dirti che nella fase svizzera del torneo tra Liga edizione seconda, nei Raptor, viene beccato Safari. Revil, ma non mi puoi interrompere però ogni volta o Andrea o me. Però se fa una mazzata che devo fare? Vabbè, ma della giungla non ci frega niente, dovresti sapere. Ma noi siamo i disturbatori e quindi il nostro obiettivo è quello. Va bene. Tipo il jungle che ti entra la lane, vai. Infatti, della giungla non ci importa. Ti volevo tirare fuori una piccola statistica. Nella parte... Svizzera
c'è stato un campione che ha avuto il 100% di win rate in tutti, sì, di win rate, di pick rate in tutti i game. E okay, c'è un altro campione che invece nella fase playoff ha avuto sempre lo stesso pick rate. Si tratta però di due campioni diversi. Mi sapresti dire di che campione si tratta? Madonna, devo indovinare? Sì. Ah, bello questo a quiz. Da che giorno a che giorno è stata questa cosa? Della cosa svizzera? Vabbè, ma mo rispondi. È perché troppo. Mi dite le date, perché ho bisogno di sapere qual metti è la metti troppo le mani avanti, Revil. Non sono. Questo non è dato sapere. Noi lo sappiamo, ma non te lo diciamo. Non sono vittime di buff o nerf importanti nelle ultime patch, se è questo che vuoi sapere. Ok, allora provo a buttarla. Jinx. Vai. Magari una fa indovinare a cugino. Jinx? Ma è una domanda un po' difficile, ragazzi. Jinx, mi senti? Non mi sento. Jinx sento. Ha avuto il 100%. Revil, l'hai preso uno. L'ho preso? Che cosa ho vinto? Delle patatine? Sì, sì, tanto qua porta. Solo queste ci cavolo, stanno. Stavo per dire anch'io Jinx, proprio perché Jinx è tanto in meta in questo periodo. Peccato. Jinx è assolutamente pick or ban, mi dispiace. Jinx è stata piccata 29 volte su 29 nella fase svizzera. Andrea, mi è venuta un'idea, perché Revil ha detto sei troppo lento, ora la voglio fare a tempo, troviamo un'altra domanda e il primo che risponde vince pure le popcorn quando viene. Troviamo dai, ora domanda. Adesso Andrea vai, troverà un'altra domanda a te. Bravo, tipo Sarabanda, capito? Dovete fare tipo, vai, che ne so, un rumore tipo così, per dite. Okay. Un'altra domanda sulle statistiche, vabbè, vi manca da dirvi l'altro campione che ha avuto il 100% di pick rate. Ok, via il tempo. Non si è sentito, non si è sentito. Mi manca confermo da dirmi per lui, ragazzi. Il campione che ha avuto il 100% di pick rate all'interno della fase playoff. Di pick rate? Quindi è un campione di questi? No, esatto. È Karim. Ti ho detto che ti devi prenotare. Non è Karim, ma mi dispiace. Lo vado a tirare un pugno alla scrivania? No, tipo, non lo sappiamo. Udyr. Basta! No! E non si tratta di un jungler. Non è. Non è, regà, non è, ve lo dico. Però ci è rimasto male quando ho detto Udyr. Sì, perché lo so, ti giuro, anche lui. Ti giuro su mia mamma che lo stavo per dire pure io, lo giuro. Ma intanto qua, vicino al pit dell'Herald, c'è un fight molto molto stretto. Infatti guarda un po' chi lo va a vincere. Poi il Project Eleven devono scappare. Il flash da parte di Orianna non sarà abbastanza. Safari continua con il chase, arriva anche Nerone. Il flash, il proiettile finale che contro la kill contro il mid laner dei Coffee. Esattamente quello che è successo, avete visto, non possono fightare nelle zone strette, lì stavano vicino all'entrata del river e hanno stravinto i pro. Che però effettivamente hanno anche un bel team fight pure loro, perché c'hanno Orianna Fiddlesty che hanno delle è belle vero, ulti, però non sono per i posti stretti, non hanno la stessa potenza che possono avere i Project Eleven. Devo pensare mo a quel pick però. Sì, ci sto pensando anch'io. Nella fase 100%. 100% Volib, pick rate. Non è jungler, no, non è un jungler. Non è un jungler. Allora, vi ha messo in difficoltà, Andrea. È in questo. Ci sono 150 possibilità. Orianna! È proprio Orianna. Vedi chi era all'interno di questa partita? Ti do anche popcorn e patatine. No, solo quindi patate. Ci sta dicendo che i coffee. Se volete anche le olive. Mo facciamo una domanda. Guarda, Nicolò mi guarda e mi ammonisce. Dice le olive so troppo, veramente. Però dai, magari ne prendiamo poche solo per il vincitore. Andrea, prepari un'altra domanda? Sempre a tempo per i nostri. Però io sono tre campioni. Insomma, io ne ho detto uno. Dividiamo. È vero. Va bene, le popcorn le dividete. Le passo. Va bene. Adesso allora con questa vi giocate il tutto per tutto. Anzi, no olive, vai, ma un bello spritz. Perché questa, vai, è proprio la cosa. Io non del bevo, mondo. Martina. Oh, ammazza, Revil. Non me l'aspettavo da te. Allora vedi che la gente pensa che sei un cattivo ragazzo, ma sei proprio un bravo ragazzo. Lo so. E non fumo neanche, Martina. Bene. Molto, molto bene. Hai mai fumato? Mia madre mi ha fatto provare la sigaretta e ha fatto no, che schifo. La madre? Sì. Strana questa cosa. Praticamente facevo la terza media. Mia madre mi ha fatto provare la sigaretta perché ha detto tanto la proverai da solo, te la voglio provare io qui insieme a me. Giusto. Mi ha fatto provare la sigaretta, mi ha fatto cagare, non ho più. Geniale, effettivamente. Ti fa provare le cose quando sei piccolo, così ti fa schifo e dopo è sicura che non fumi. Sì.
Furba, ingenua, furba. Mia madre, stessa. Poi lo associ alla mamma invece che a essere figo da ragazzino, no? Sì, ha outplayato proprio il sistema in realtà. Tutto. Ma avete sentito brava, brava cosa mamma. Che ha detto Mattia? No, non si è sentito. No, no, Mattia. Mattia, tutto vede, tutto tocca, ma parla piano. Ma non parla, no. Sì. Tipo le scimmie. Che altro forse qui non no, si dicevo, sente. Dicevo, eccomi, sono io che parlo piano. Dicevo, okay. Il fatto di associarlo alla madre anche funziona molto, perché no? Tu hai associato le sigarette per la prima volta in vita tua a tua madre, che di solito qualsiasi cosa fanno i tuoi genitori tu c'hai il rifiuto. Invece di associarle al ragazzino figo, eccetera, l'hai associato a tua madre e te ne sei fregato. Ah, anche? Una piccola diciamo analisi che... estremamente profonda da parte di Mattia, un'analisi psicologica, attenzione, abbiamo un Freud. Sì, però diciamo noi. Che se uno poi nutre molto, molta stima nel confronto del genitore, però dopo potrebbe essere appunto così, beh. Non conosciamo la situazione particolare. Io adoro mia madre, però diciamo che non ho mai apprezzato la sigaretta, perché lei fuma tantissimo e sin da quando ero piccolo ho sempre avuto, sai, la puzza in casa, o capitava. Sì, non è una cosa piacevole. Beh, poi penso che quello che intendesse Mattia è che comunque poi soprattutto a quell'età, 13-14 anni, sono proprio, diciamo, l'emblema del contrasto, no? Tra genitori e figli. Siete stati un po' dei ribelli quando eravate teenager. Quanti anni avete voi, ricordatemi? Tanto agli uomini si può chiedere. Si può chiedere? Allora facciamo così, facciamoglielo indovinare. A me? Loro ci fanno indovinare a noi. E noi facciamo indovinare a voi. Martina, la croce ti sei fatta, Martina, mo devi indovinare. Allora, io non indovino niente perché io non ci ho mai preso qua. Qua però ci fanno ammazzate. No, allora, dai, avrete sui 25 dai, anni. Martina. Molto generico. Molto più precisa, Martina. Dai. Ti do un consiglio. Io e Rap abbiamo due età diverse. Che consiglio, Evil, mamma mia. E già sai quello che devi trovare in mezzo a queste secondo cose. Me è più vecchio il Revil comunque. Potrebbe non essere così. Andrea, aiutami. Potrebbe infatti. Non essere così. Fischio. Io fischio. Dico bastarda. Un 26 cugino. E Revil? E visto che potrebbe non essere così, a Revil gliene do 25. No, io a Revil gliene do 22, 24 e a cugino 26, 27. Ok, io ne ho 26, avete indovinato, bravi. Però Revil non lo so neanche io, quindi... No, ne ho 25. Secondo me non lo sa neanche ecco, lui. Visto? Però io voglio Andrea. Dire che subito la mia prima risposta è stata ne avrete sui 25, quindi avevo preso sia uno che l'altro, grazie. Sì, esatto, però era un po' generico. Non ci compri, Martina, non ti preoccupare, è sbagliato. No, io siccome ho azzeccato, sei tu che adesso mi devi dare il che mi offri delle popcorn pure tu? Una patatina delle mie. No, qua siamo pieni. Di quelle che ha vinto prima. Ah, va bene, grazie. La condivisione è molto importante. Nel frattempo, la Red Side qui sta a 15 a 5. Mi sta mandando al baretto. Mi fanno un applauso. Brava Martina, ormai Martina. Beh, ormai guardate vabbè, che allora vi rubo il lavoro, state attenti. Sì. Quindi che succede? Ma quindi praticamente questi Project Eleven sono i favoriti, cioè se adesso io dovessi fare tipo raccogliere scommesse su chi puntereste? Diciamo che adesso non si potrebbero adesso più raccogliere, no, però facile. Diciamo sì, no, chiaro, dicevo in generale, però però lui, da come mi ha spiegato prima, dall'analisi del win condition di Revil, effettivamente ha presentato comunque i Project Eleven come migliori, se ho capito bene. Non ci ho capito niente io, oppure secondo me l'ha presentati come migliori, quindi comunque io la ti favorita. Ho venduto tutti e due i team. No, a me però mi hai convinto più sulla Red Side, quindi... Perché hai parlato di più di quello dicendo ah sono forte in questi fight qua e loro win condition e poi l'avete interrotto mi sa su quando avrebbe dovuto parlare dell'altro. Ok, allora vai, procedi anche sugli altri poverini che è la blue side. No, ormai è tardi detto però. Che la blue side cioè deve scalare semplicemente, deve sopravvivere, guadagnare tante risorse. Cioè deve lottare per la salvezza praticamente. Sì, perché sì. Se si va avanti nel tempo loro sono più forti. Ma devono comunque trovare il team fight aperto. Cioè, ci sono dei personaggi. Ci sono dei personaggi, dei campioni che ci mettono più tempo a diventare forti. E quindi. Ma diventano molto più forti degli altri. Cosa che però purtroppo non stanno riuscendo a fare, ovviamente. Vedi, altrimenti qua, non sarebbero. Viene completamente esploso. Cioè, sì. Quel laser di Demi è gigantesco.
Alistar non può reggere quello che è DPS del team dei Project. Bella ulti. Shockwave da parte di Orianna. Super Mega Death Rocket di Jinx da distanza. Demi infini vita. Utilizzerà il cronografo per guadagnare del tempo. Cade anche lui. Va un'altra kill nelle tasche di Orianna. 2-4 per lei. Potrebbe essere la speranza per i Coffee. Potrebbe essere la speranza. È da 0-4 a 2-4. Dai. Qualcosa la sono riusciti a fare. Però guarda i gol di differenza. Con 10.000. Sono ancora un po' indietro. La freccetta, la bilancia pende ancora dalla loro parte. Comunque, quindi... Mischio, c'era una domanda che ci volevi fare. Sì, qual era? La domanda era sul ban rate. Diciamo, i campioni più bannati nella fase dei playoff. Secondo voi quali sono? Sono due campioni. Io do via il tempo tra 3, 2, 1, vai. Questa cosa è più bravo Revil. Sicuramente Udyr. È giusto? E invece no. No? Lasciate stare la giungla, sei fissato con la giungla. Ok, Seraphine. Seraphine, esatto. Revil, basta. Mi dispiace. Bravo. Hai capito? Hai non male. Però tanto è la seconda volta che questo ti dirò, Udyr... a proposito di Udyr, Udyr è stato bannato in 4 games su 11 soltanto. Quindi anche pochi, c'è una differenza. Per quello, perché... io ho bisogno di capire la patch. Ma infatti penso che sia anche la patch pre-nerf degli oggetti da jungler, con pre-nerf lì del corazzo l'uomo morto e del... come si chiama? L'altro oggetto, là. Chemtank Turbo. Il Chemtank, il Turbo, sì. Sarà stata quella, eppure non hanno bannato Udyr e Ekans, significa che li avranno piccati, dai. Eh no, perché sono... ah no, perché parlavamo di Jinx. Comunque, giocata sì. Fuga da parte di Rakan, entrata trionfale, triplo non capo di Alistar, non sarà abbastanza, cade qui la mucca, per mano di Rerone. Qui Project Eleven possono fare in totale tranquillità il Brawler Nash, pieno controllo della partita. Sai che non avevo mai visto fare questa build su Miss Fortune? Sta funzionando parecchio, mi piace molto. E quanti ho provato anche Jinx. Cosa? Quanti shield si mettono il team avversario? Sì, infatti, gli stompa tutti. Avevo provato Jinx di recente, ma non è stata una bella esperienza. E mi hanno detto che era super in meta, e infatti la vedo qua giocata. Me ne hanno parlato bene, purtroppo non stanno vincendo, quindi... E Jinx è la dichiarata più forte al momento, meta. Sì, infatti la prossima patch viene nerfata. Sì, sì. Però hai già visto. Messa nelle mani giuste. Messa nelle mani giuste, forte. Sì. Troppo forte. Ma quindi è possibile tra voi, visto che Revil lo sento così urlare, così a questo, diciamo, temperamento, come dire, come lo possiamo definire, Revil? rumoroso, ma assolutamente molto entusiasta. Sì. Sei uno shoutcaster? Io sono un PBP. Sono un play by play. Esatto. Come facevi a saperlo, Martina? Ma io mi aggiorno sempre. Sembra che non conosco questo mondo, ma lo conosco molto più di quanto pensi. Quello è perché non è vero, me l'ha suggerito Andrea Buzzà, ovviamente, dai. Ok. Non me l'ha suggerito adesso, ma mi ha, come dire, fatto una panoramica molto completa su un mondo che è un po' più sconosciuto a me. Fate pure un'altra domanda. Penso che Martina, non lo conoscevo nemmeno io. Cugino, invece. Cosa? Cugino, tu invece sei un color caster. Esatto, io questo dovrebbe essere il mio ruolo. Poi io appunto non ho mai studiato per farlo. L'ho scoperto il nome color caster e anche il play by play da Revil il mese scorso. Quindi per me è tutto nuovo. Io ci provo a fare il mio lavoro e basta, ecco. Comunque Martina, io ci metto il pathos. Sì, bravissimo, ecco. Infatti quella è una cosa importante, perché lui ovviamente deve mettere l'enfasi nel teamfight, durante il combattimento, dove sono tutti lì che si danno le botte. E quindi deve anche fare alzare un po' la voce, urlare, come dicevo prima, urla nell'atto, proprio per questo, perché poi un bravo caster appunto ti prende l'attenzione. Magari tu sei un attimo distratto, senti urlare, ti giri, oddio che succede, andiamo a vedere. Quello che dico sempre io, tu come caster, soprattutto PvP, se quando casti fai lasciare il cellulare alla persona che sta guardando lo streaming perché ti sente che stai facendo l'azione, hai fatto il tuo lavoro. Questo, se tu attiri l'attenzione quando... Quindi attirare l'attenzione, certo. Hai fatto il tuo lavoro. Invece io come color non urlo, io devo semplicemente commentare un po'.
seguire proprio gli aspetti tecnici, sì, diciamo, dell'andamento. Per fortuna le mie corde vocali saranno intatte. Saranno salve. Tu invece acqua e limone su acqua e limone, Revil? No. Sbagli, perché quella fa benissimo alle corde vocali. Acqua e limone? Lo proverò. Sì, acqua e limone? Eh sì, devo provarlo anch'io. No, e fa molto bene anche allo stomaco e all'intestino. A me hanno consigliato di berlo la mattina appena svegli. Esatto, perché rende il tuo ambiente dello stomaco alcalino, quindi insomma ti salvaguarda molto. Ti salvaguarda molto, se non hai digerito aiuta la digestione. Insomma, se volete per altri consigli seguitemi su Instagram. No. Volentieri, Mattia, volentieri. Ma Revil, allora qual è il tuo segreto se non bevi acqua e limone? Bravo. Come fai a urlare così tanto e mantenere l'urlo? Prima di tutto, sentire una delle tue canzoni preferite prima di castare, perché ti devi casare. Ah. Vabbè, ma se la canzone è tipo minuetto di minuetto non ti casa. Allora, io ascolto, cosa dico sempre, io ascolto prima di castare o la seconda sigla di JoJo, che è una canzone che a me piace molto, oppure la mia canzone preferita, Tour de Fire in Flame di Dragon Force. Ok? Per chi la conosce sa che genere è. La conosco. Sa che non la conosce Martina, però. Martina, io sì. Martina molto male, Martina. Ma guarda che mo serie rara. Quindi anche stasera le ascoltate? Scusa. No. Infatti. No. Ma com'è questa tua canzone preferita? Ridimmi il titolo. Tour de Fire in Flame. Speed metal, Martina. Non è il mio genere. No. E poi le mentine. Ah, ecco. Molto importante. Le mentine. Vabbè, quelle sì, dai. Quelle aiutano. Riccardo, tu invece cosa fai pre-cast? Ah, io te l'ho detto, non casto quasi mai. Questa è praticamente, qual è? Sarà la quinta partita che casto in vita mia. Quante ne abbiamo castate lì a Roma, Revil? Erano tre, quattro più qualcuna dove ti ho spiegato come funziona. Sì, più un paio. Quindi questa dovrebbe essere tipo la settima, che la stiamo castando un po' così. Cioè stiamo più facendo just chatting, chiacchieriamo. Sì. Loro fanno da contorno, non è più una partita che allora, è al centro dell'attenzione. Ma siamo un noi. Attimo sulla partita, focalizziamoci. Se volete riprendere il vostro cast. Sì. Io voglio vedere proprio, voglio toccare con mano le caratteristiche dello shout, del PvP e del color. Forse è un po' tardi, perché adesso stanno finendo il game. Cioè, praticamente adesso un'azione finisce, quindi... Prego, Revil. Qua Sharduk prova il tutto per tutto, con la sua ultimate, entrata trionfale, con toccata e fuga da parte di Acciacareal. Si è interrotta, cade in questo momento Rihanna. Ci provano, ma non sarà abbastanza purtroppo. Qui Project 11 vanno ad annientare gli avversari. Doppia uccisione da parte di Nerone. Vanno a distruggere anche quello che è lo zombie di Sion. Purtroppo non possono niente qua, i Coffee Esports. E questa qua sarà free win per il Project 11. Ecco, visto però... Martina, questo è quanto hai imparato. Però molto io mi devo attratta da questo mondo. E quindi è finita la partita. Sì. Ma è una best of 3. Ah, beh, allora vedi, ci possiamo divertire ancora insieme. C'è altre partite. È best of 3. Questa è una. Questa è la prima. Vedi, Revil, c'era il trucco. Anche se forse non le vediamo. Stasera ceni a mezzanotte. No, ma non le vedremo tutte, dai, ci faremo compagnia un altro po'. Allora ci faremo compagnia con la seconda partita, perché a questo punto nella seconda vogliamo vedervi un po' più nel vivo. Vai. Ok. Vediamo proprio il ruolo del color e il ruolo del PvP. Quando tu casti, devi entrare nel flow, insomma, capito? Devi proprio stare nella partita. Poi io mi emoziono molto quando vedo un game. Questo mi aiuta a espormi in maniera migliore, quindi se stacco e rientro non è molto bello, diciamo. Certo, ok, sì. Certo, ti devi immergere. Sì, è come si dice a una persona di cantare, in mezzo a una persona, mentre canta lo fermi, fai due chiacchiere e poi riprende la canzone. No, beh, direi di no, giusto. Comunque... Infatti anch'io ho detto, vabbè, dai, facciamo due chiacchiere, tanto sì. Alla fine è stato piacevole così, anzi, io ho gradito moltissimo, certo. E... conoscere persone, chiacchierare di qualsiasi cosa, preferisco molto. Altre domande, Martina? Ecco, già che ci siamo. Tu mi hai detto che mi dovevi fare. Io non ho altre domande. Vischio, tu hai delle domande per i nostri due caster? Io non ho sentito che cosa hai detto. Ti dovevo fare domande scomode. Ah, delle domande scomode. Mi hai detto su Instagram.
No, beh, te le ha fatte le domande scomode e una l'hai sbagliata. Insomma, insisti che vuoi domande scomode? Guarda che se vuoi le domande scomode, io comincio subito, non c'è problema. No, rischio. Cominciamo con la prima domanda scomoda per i nostri caster della Teta League edizione 2. Sì, sì, sul rap, sì. Potremmo fare proprio una puntata su tipo quiz, no? Con potremmo fare una meravigliosa puntata con quiz scomodi. Esatto, vedi, questa è una bella idea, un nuovo format. Cominciamo a farvi fare un po' di figuracce. Mi sta piacendo molto questo Just Chatting. 50-50? Smettiamo di castare. Ah, ecco. Comunque, se volete vi racconto, mentre carichiamo la partita, l'aneddoto di Nicolò. Ma certo che ce lo devi raccontare, non vedo l'ora di metterlo un po' in difficoltà. Ma raccontaci pure l'aneddoto di Nicolò, ma non vediamo Nicolò l'ora. Nicolò è mutato, non ci sente? No, Nicolò sente tutto. Ci sente, sta ancora col cappello da Gennaro il bullo dei popoli. Allora ricordate, Mattia è tutto vede e tutto tocca, Nicolò tutto sente e tutto risolve. Giulio non fa niente. Giulio, esatto, non fa niente. Giulio o direttore? Ah, ok, un boss. Un boss. Esatto, dai. Oh, in pratica, dovete sapere una cosa, ragazzi. Quando sono andato a Roma, stavo nel B&B. Quando mi alzavo, mi venivano a prendere, stavo con Atleta e MCS e poi tornavo la sera, quindi stavo tutto il giorno fuori a Roma. Capita a volte che negli esseri umani, oltre al bisogno della pipì, c'è anche un altro bisogno. Della popò. Diciamo, la numero due, chiamiamola così, la numero due. Il bisogno secondario. Sì, sì, il bisogno secondario, diciamo così. Cosa successe? Il giorno del cast della finale. La mattina vado con MCS, mangio fuori, sto a pranzo fuori, sto in studio da Atleta, il pomeriggio sto con loro, mi devo andare a cambiare, ma devo andare anche al bagno e non potevo andare a fare la numero 2 a Atleta, cioè era proprio brutto, no? Poi stavo pure rap in bagno con me, ti ricordi rap? Che belle esperienze che abbiamo avuto. No, non mi ricordo. Cioè tu ci stai raccontando che il cugino rap ti ha accompagnato a fare popò. No, assolutamente no. Avevo bisogno di andare assolutamente nel B&B, perché tra l'altro poi qua era diventata casa mia, no? Quindi avevo associato anche il bagno del B&B anche come casa mia. Nicolò, un vero eroe, mi prende, mi accompagna al B&B e aspetta un'ora sotto casa. Un eroe! Scusa, ma tu ti hai detto un'ora? Eh sì, perché poi oltre ad andare al bagno mi devo cambiare per la finale e la valigia. Ah, va bene. Ah, ok. Cioè dopo ci ha incluso altre cose, diciamo. Sì, però diciamo che ho apprezzato molto il suo sacrificio. Immagina, Martina, che alla fine, mentre stavo in bagno, mi arriva il messaggio di Nicolò. Mi stava chiamando pure. Gli ho detto, bene, che è successo? Perché stavo morendo al B&B. Vero eroe, Martina. Nico, Revil ci sta raccontando di quando tu l'hai aspettato un'ora sotto al B&B mentre lui faceva i suoi bisogni. Mentre lui sta apprezzando la tua determinazione. Eccolo, Nicolò ti risponde. Guarda, non mi scorderò mai la tua spiegazione sul costume. Ti ricordi? Vero, tutta la... A volte dico cose che manco io me ne rendo conto. Bene. Ma tu non eri buffo. Ah, no, il costume. Aspetta, sì, che Revi non ti ha sentito, ecco. Adesso ti sento. Ciao, Nicolò. Dimmi tutto. Ciao. Tu mi devi dire, tu sei entrato a dire, che lo dire io. Lui ti ha detto, si ricorda benissimo e con piacere tutte le giustificazioni sul tuo costume. No, la spiegazione di costume è quella che ricordo con più piacere. Poi allora non ho capito. È stato bellissimo, gli ho fatto fare tutto il giro panoramico di Roma appresso a quelli che sfrecciano tagliandoti la strada da destra, perché è così che qui funziona. Ah, che bello, vi posso vedere. Guarda, Mattia, Visco, Nico, tutti là state. Bello, hai visto che bella quell'inquadratura? Mamma, ma ci avrò fatto vedere. Mattia, facci vedere, guarda, 50 monitor. Ciao, cioè, belli. Molto bello. Vabbè, ma ragazzi, a Revil, ma che preferisci vedere loro tre? Anziché me? Certo. Vabbè, mo mi sono offesa. Infatti, no. Revil, ma cosa dici?
No, si scherza. Si fa così. Martina, si scherza. Io preferisco comunque tutti. Come è sparito tutto quel tempo? Mi ha lasciato lì da solo. Grazie, preferisco Riccardo. Tutto. Grazie, cugino rap. Tra l'altro, non vedo l'ora di andare a Roma, perché mi devo fare di nuovo il giro sulla Smart di Nicolò. Siamo andati in giro a Roma con la sua Smart. Oh, tutto, cioè, veramente le persone che guidano a Roma è incredibile. Arevil, ma vieni da Bari. C'era al massimo. Ma pure a Bari guidano tipo. Ma non è che vedo le cose, ecco, che vedo a Roma. Cioè, c'era uno che aveva la targa attaccata con lo scotch, brutto brutto. Poi a un certo punto era uscita un'altra macchina piccolissima, vi giuro su Dio, era la puntata in cui Mr. Bean sta sopra la sua macchina, che la guida con la poltrona, con il bastone. Aveva così tanta roba sopra che non si vedeva più la macchina, ti ricordi, Nicolò? Mamma mia. Madonna, chi se lo scorda? Mamma mia, bellissimo, bellissimo, io... Gente parcheggiata in seconda fila sulle strisce pedonali. Un infarto mi è venuto quando l'ho visto. Boh, i vigili vivono lì, non ho capito. Vabbè, è una città colorita, folcloristica. Insomma, ognuno parcheggia a modo suo. È sopravvivenza, però, c'è da dire, no? Una città grande come Roma è così trafficata. Un po' ognuno fa come gli pare. Se non c'è posto, te lo devi inventare. Esatto, tipo io oggi per venire qui me lo sono proprio inventato, mezzo sulle strisce, mezzo fuori le strisce, la multa me la paga Nicolò se la prendo e via. Non male. Poi ho imparato vita anche comoda. Tramite questo viaggio il ora che è suonato canta. E mo che hai suonato canta. Solo ora che suona canta. Mio allievo, quanto mi riempi di gioia. Molto importante, ragazzi. Ormai sono diventato romano. Cugino, Bari, tu sei mai stato a Roma? Sì. Ah beh, sì, certo. Ah beh, ho scusato. Per forza, sì, è stato ricorrente. Ma hanno guardato tutti rimasto... male. No, è da un'ora che stiamo a dire che sono venuto al torneo prima. Ah, vabbè, ho capito. Ah, è vero, Martina, tu non c'eri, però. Io non c'ero. Non esistevi, non è ancora nato. Ma ci sarò al prossimo. Così ci rivediamo dal vivo. Che partirà il 13 maggio. Perché mi guarda così? Sempre se Revil non lo pasta in bagno. Ah, ma Revil ha tempo per arrivare. Speriamo di no. Perché mi guardava alla così? Fine mi accompagna Nicolò. Ti accompagna Nicolò, bravo, quindi bravo. Se devi riandare in bagno Revil, tu vabbè, dai ragazzi, ma alziamo un po' il livello però, Revil. Ma che ci racconti? Ma queste sono cose intime e private. Ma le mie, quindi le posso dire. Vabbè, mica ho detto che è andato a andare al bagno Nicolò, le cose mie. Comunque ho sbaglio. Raccontaci di Bari allora. Che cosa vuoi sapere della fabbrica? Se abiti vicino a Vicolo San Bartolomeo numero 5. Allora, Bari è una città stupenda, si mangia benissimo, ma le persone sono orribili. Ah, ecco qua. Perché sono orribile? Perché allora. Quindi stai dicendo che sei orribile da solo. Se sei una signorina, io per fortuna non sono. Io sono provinciale. Io non sono orribile. No. E poi non sono orribile. No. Oh, innanzitutto, lo so che è brutto da dire, ma è vero. Se sei una signorina, non puoi passeggiare da sola. Per il catcalling o per cose più gravi? Catcalling. 100%. Se passeggi da sola. Per forza c'è almeno un trimone che ti deve fischiare, ti deve chiamare. Per forza. È impossibile che non ti succeda. È una mentalità molto retrograda. Quindi guardano la TV. Bravo. chi altro? C'è l'Ilva, che è a Taranto, però diciamo che siamo lì. È vicino. Che crea tumori vicino a noi. Si può dire, sì. Quindi questo ci fa capire qual è il disagio. Che altro? I problemi di trovare lavoro per i ragazzi è moltiplicato 100 volte a Bari, dove sto io. Che altro vuoi sapere, Martina? I panzerotti sono buonissimi, anche i taralli. No, volevo sapere. Come no, certo. Ma volevo sapere. E i taralli costano poco e sono buoni qua. E sono molto buoni, quindi per l'aperitivo sono gli ideali praticamente. Un bel vinello bianco ghiacciato, tu non bevi, ma io ti consiglio di iniziare, perché veramente con il tarallo e l'oliva è la morte sua.
mi vuoi portare nel lato oscuro, Martina? Madonna, per un bicchiere di vino. Comunque, io ho letto, io da piccola faccio questa confessione, ero innamorata di un giocatore di cui non era innamorata nessuna, io ero innamorata di Antonio Cassano. Bravo. Un idolo. Ma innamorata idolo, ecco. Persa, e ho letto libri, allora, riviste, lui abitava, è nato in Vicolo San Bartolomeo numero 5, ma io me lo so sempre, sai quelle cose che ti rimangono impresse da quando sei piccola? Perché ero innamoratissima, cioè se fossi stata grande ci sarei andata sicuramente, capito, a vedere dove era nato questo mio amore. Forse come ho amato lui non ho mai amato nessuno, neanche i miei fidanzati reali, ecco, quindi, perché poi è quell'amore Cassano, vero. Cassano è un bel personaggio, peperino, talento, però pur sempre peperino, comunque se questo modo di fare... Un carattere che però poi l'ha un po' rovinato per quanto era in realtà bravo, no? Esattamente, esattamente. Vabbè, sto Vicolo San Bartolomeo numero 5, dove sta? Bari Vecchia. Non lo so. Marevil. Mi dispiace, Martina. Che ti lo fai? Ti accompagnare mano con la mano a casa di Cassano, ci denuncia. No, tanto ormai non ci abita più, però vallo a vedere dove è nato. Vicolo San Bartolomeo numero 5, vabbè, e poi mi fai sapere. Ma di mezza base, signora, sai dove è casa di Cassano? E vi portano. Ma no, tanto è la via Lail, ci vico anche, tu ci vai, mi mandi una foto e realizzi un mio sogno. Va bene, va bene. Se tu dovessi mai andare a Bari, io ragazzi, se dovete venire in dintorni di Bari, vi consiglio Conversano come città. Ok. È incredibilmente Conversano? Bello. Conversano. È anche un cognome pugliese, tra l'altro. Incredibile, eh? Il nome di una città. Ma? Che è anche un verbo con un altro accento. E invece rap di dov'è? Io di Bologna. Io sono di Bologna. Ah, no, allora... No, cosa ti credo? Non si è inedito. Perché allora io ero innamorata di Cassano, che era barese, ma il mio cantante preferito, e quindi attualmente proprio innamoratissima, nel senso che poi Cassano è finita, cioè se mi c'ero fidanzata all'epoca già l'avevo lasciato, in poche parole. Ma invece il mio cantante ad oggi è Lucio Dalla. Ma proprio che sono malata. E a Bologna sto organizzando di andare il prossimo weekend, cugino rap. Quindi quando io vengo qua. In sostanza, quando vengo a Roma, qui non ci incorgiamo. Sì che ci incorgiamo. Vero, non posso andare. Tra quattro giorni. Allora. Allora ci andrò quello dopo ancora. No, perché con una mia amica abbiamo detto andiamo a Bologna il prossimo weekend. Me l'ha detto ieri, ma mi sa che non posso andare. Ecco, infatti, non ci sto più capendo niente. Andrò tra due settimane. Vabbè, comunque è in programma di andare a Bologna. Almeno che non scoppia proprio il caldo, che allora me ne vado al mare. Però no, una pandemia, un'altra ondata. Sì, infatti mi aspettavo la pandemia, riscoppia. No, la pandemia, caldo. Ma no, dai, caldo, siate positivi e non nei tamponi, ma nella mentalità. No, negativi è meglio. Beh, io mi sono già organizzato, tra un mese vado al mare. Quindi vado all'Isola d'Elba. Non so se ci siete mai stati. Stupendo, stupendo. Ma ti sono già diciamo, organizzato a giugno, via. Ma non è che sono tolto. Sfondato. No, invece sì, lo streaming, vedi? Lo streaming è un lavoro facile. Comunque ragazzi, soldi. Riscaldate le corde vocali che in due minuti inizia la partita, Non male. Pensavo fossimo già ormai a metà della partita. Dice no, i giocatori sono sempre un po' lentini. Vabbè, dai, su, ci fate un inizio un po' caldo e poi ci andiamo tutti a bere un tè caldo, come dice un altro caster famoso. Non lo conosco. Difficoltà, eh? Non lo conosci. Ma Massimo è Revile, che ha la cultura del casting. No, Revile, sei poco ragazzi. Informato. È un telecronista, è Caressa. Ok. No. E adesso andiamo tutti a bere un tè caldo. Non siete tifosi del calcio anche? No. Mia mamma che tra l'altro è di Roma. Viene bene. Da lì. E quindi lei che è cos'è, romanista. Della Roma? Sì. Oggi col paccio, con Mourinho col paccio. Ieri l'altro mi sembra che l'abbiamo chiamata durante una mia live e proprio gli ispettori mi hanno chiesto di chiamarle, di chiederle come andava, se era felice che ha vinto l'Inter. E invece era quasi in lacrime, poverina, e infatti l'abbiamo messo giù. Insomma, una brutta figura. Povera mamma, un po' triste. Giustamente. Vabbè, ma se rifà quella cosa... È successa su e non giù. Questo perché ci sono più interisti al nord. Ipotizzo. Ecco, sinceramente in quel caso io non me l'aspettavo più nei dintorni, diciamo, di giù che di su. Invece, dici il casino che è successo a Milano.
con tutte le persone in piazza. Ah, sì, sì, va, sai, quello... Sì, vabbè, ma per quelle cose non ti credere, insomma, non c'è una distinzione geografica, esatto, ma alla fine abbiamo visto che il buon senso è venuto meno molte volte in questa situazione. Anzi, forse è stato proprio, diciamo, un po' smentita, no, quella distinzione geografica o magari sociale, ma veramente abbiamo visto che il buon senso, questa pandemia ci ha insegnato un po' questo. Ma cugino, in realtà per oggi si è rifatta tua mamma, visto che colpaccio la Roma? No, appunto non la seguo, quindi ha preso Mourinho come allenatore. Cioè Mourinho, cioè anche chi non segue il calcio lo conosce, o ha fatto il triplete. Sì, l'ho sentito, però di solito è lei che mi informa delle cose, oppure è la mia chat che mi dice: ho chiamato mamma, sanno che è tifosa della Roma, chiedile questa cosa, perché tipo, se non sbaglio, c'era una partita che aveva iniziato benissimo, tipo 2-1, e poi è finita 6-2, cioè hanno fatto una rimonta incredibile, non mi ricordo chi erano gli altri, ma appunto era disperata. Mi è dispiaciuto molto. Beh, allora questa sera te lo dico io, ti dico scrivile, perché sarà felicissima di questo grande acquisto, insomma. Anche perché, voglio dire, ci saranno grandi aspettative da parte dei tifosi della Roma. Ma veniamo alla nostra partita. Mattia, in quanto andiamo con la partita? Cugino, per piacere, puoi fare la magia di prima? Sì, appena startiamo. Ok, grazie. Però vi anticipo da subito che sarà un game senza Volibear, sicuramente, perché l'ho visto tra i ban. Okay. E sicuramente sarà anche un game senza Orianna. Purtroppo... Sono gravi perdite. Purtroppo sarebbe bello vedere la draft, eh. Allora io però adesso... Ma quali sono le squadre? Le stesse. Le stesse? Sono le stesse che hanno appena giocato. E allora adesso vogliamo fare... sì, ok. Vogliamo fare un... Non mi viene la parola? La puoi fare, Mattia. Per me è un orario che tra un'ora vado a dormire, capito? Mi avvicino nei 26 anni a te, Mattia. Quanti anni mi dai, Revil? 18. Ti piace vincere facile, dai. Aggiungi le 10. Guarda, esatto, stavo per dire 28, perché guarda il Nick su Discord. Guardalo quell'altro! Stavo per dire 28. Guarda il Nick su Discord. Quindi li dimostro. Ma scusa. No, tu 28. Su Discord ti chiami Martina 28, cosa passerà mai? No, questo 28? Adesso te lo spiega Andrea, perché mi chiamo Martina 28. Ah, okay. Sentiamo. Perché mi chiamo Martina 28 su Discord? Perché ti chiami Martina 28 su Discord? Ma l'ho detto prima, lo vedi che non stanno non attenti? Gli uomini non sono attenti. Ah, perché è del 28? L'ho detto a tutti. Lo sa, lei è nata il 28 luglio. Oh. Quindi ricordatevi tutti di fare gli auguri per il 28 luglio. Quindi, e soprattutto Martina. Guarda che casualità! C'è lei nata il 28 luglio, 28 anni, e rap 28. Che culo! Oh, ma che non è che adesso è colpa mia, scusami. Dai, veramente. Soprattutto Martina e cugino, vi tiro il saluto dalla chat di Marioda Dude, che vi saluta entrambi. E perché a Revil no? A Revil no, perché evidentemente gli senti male. Allora devi sapere, Revil, che in realtà grazie, se noi ti risalutiamo, saluterebbe anche te. Okay. Però Mario è il mio editor di YouTube. Ciao. E ti dice Martina che ne dimostri molti meno. Io ti ringrazio. Come si chiama? Merioda Dude. Io ti ringrazio. Dimmi quanti ne dimostro, che così me li rivendo. Quando mi chiedono l'età, io dirò quella che dici tu. Grazie. 18 dirai, come ho detto io. Senti, 18 è troppo. Cioè, sono anche un po' immatura a 18. Ma Revil, conosci il 22? Di quello, basta. Bravo, dico 22. Poi io do 18 pure a mia madre. Appena fa gli anni 18. E comunque è un grande complimento, perché poi adesso vedi, sono struccata, cioè proprio arrivata alla sera. Meglio pure lo schiaffo mi arriva, poi quando lo dico. Ci siamo? Allora, Caster, a me. Buongiorno che sei qui, Martina. Caster, a me. Io okay, adesso siamo, vi voglio, siamo. Prima di iniziare la partita, che mancano pochi secondi, volevo dire i ban dei P11. Che hanno bannato sono rispettivamente Blue Side o Red Side, se magari potrebbe aiutarci questa cosa. Che sono Blue Side, mi pare. Sì, hanno invertito, quindi Blue Side. Hanno bannato Corki, Orianna e Morgana in prima rotazione. E poi Fiddle e Skarner. Mentre i Coffi hanno bannato Urgot, Xin Zhao, Volibear, LeBlanc e Yorick. Ok, io intanto cerco di fare la magia. Diciamo che
determinati ban sono per il meta, ma molti sono per... Torno tra un secondo solo che sto avviando la partita, arrivo subito, okay. Un attimo, scusate. Sono target ban. Sai che significa target ban, Martina? Ovviamente no. Sono ban non puntati sul meta, ma puntati sui player. Non puntati sul... meta. Meta. Avevo capito sul... player. Va bene. Ci cioè sono tanti campioni in questo gioco. Martina, ti prego, qualcosa, Martina, ti prego. Ci sono tanti campioni in questo gioco, Martina. Tutti personaggi diversi. Di norma... sta chiedendo aiuto a casa, Martina. Di norma si banna, ovvero un personaggio non si può giocare in questa partita. Un personaggio in base a qual è il personaggio più forte. Un ban targettato vuol dire che tu stai bannando in base a quello che sai che è forte a giocare, quello che hai di fronte. Ok. Non in base all'astratto a cosa è più forte. Vedi che tutto sa. Te l'ho detto, ma mica si parla a caso qui all'atleta. Ci vorrebbe però una musichetta un po'. Eccola, super eccola, ragazzi, ci siete? Siamo, eccoci. A voi la parola. Va bene, sì, fateci sognare per i primi minuti di questa partita. Quanto tempo dobbiamo castare prima che ci sia il just chatting? Ah, niente, voi castate e noi ce ne andiamo a casa, tranquilli. Esatto. Ma come? Ci lasciano così? Dai, let's start, guys. Ma chi so, Ferragni. Ok. Io. Mamma mia. Lo sono sì. Un po' più avanti, mettiamolo avanti. I tasti erano? U-O-N. O-N, posto. Ci siamo? Ci siamo. A posto, allora, signori e signori, per la seconda volta stasera, benvenuti a Andele Evocatori. Vi ricordo Coffee Esports, lato red di questo game. Dall'altra parte, lato blu, Project 11. Ci sono stati molti target ban, molti ban sul meta, no? Abbiamo visto soltanto Rihanna, che è ovviamente uno dei millennial più safe al momento. Dall'altra sì. Parte invece abbiamo visto che Fiddlestick o campioni simili ci hanno abbandonati. Perché Morgana adesso è rientrato Udyr. Morgana? Morgana non è un metaban quindi al momento. Sì, è un metaban anche Morgana, però non c'ho la lista davanti quindi me lo sono dimenticato questo. Vabbè, ma tu chiedi, io te le ricordo, non c'è problema, ce l'ho davanti io. Meno male. Comunque sì ragazzi, Morgana è metaban perché può essere giocata sia mid che giungla che bot. Quindi è molto flexibile. Questo momento è fortissima Morgana, sì, davvero, speriamo davvero. Che la cancellano. L'hanno leggermente nerfata dopo il buff, però ancora potentissima. E comunque c'è Udyr, che avevamo detto, prima l'abbiamo nominato parecchie volte questo Udyr. Udyr, da parte... slappet, è troppo forte. Sì. Anche se è stato, diciamo, indirettamente nerfato con il nerf agli oggetti, però è comunque sia sempre molto usato. Come la gente sa, chi mi segue sa che io non sopporto Udyr, non mi piace il suo playstyle. Però non capisci l'arte rap. Non capisco l'arte, ma l'arte di essere un minion. Ma cioè, gameplay... Udyr, proprio perché è brutto, fa così tanto il giro che diventa bello, capito? Ma vabbè, queste le lascio a voi. Per me resta brutto. Comunque, che cosa subito di nerf Udyr? Ricordiamo i danni base della sì. Swingata con la Fenice, poi lo slow del Chemtank e la moving speed del Chemtank. In più, ma gli HP dati da Deathman esatto. Plate. Quindi è stato nerfato su tutti i fronti. Però, nonostante questo, resta comunque potentissimo. Magari la gente è abituata, abitudinaria, vogliono restare safe pick con questo Udyr. Sono allenati tanto tempo, tanti mesi, quindi dicono... lo gioco comunque, sti cazzi. Ecco invece, cosa ne pensi di Elise? Che comunque viene appena selezionata contro questo Udyr. Elise è un jungler particolarmente difficile, però può dare aperture molto potenti in early game, con dei buoni dive anche. Può permettersi di elevare qualcuno anche al 3, grazie al fatto che appunto diventa intargettabile. Adesso vediamo un mid. Tanto, questa centrale, Safari e Lore incontrano quello che è Sylas. Subito si rigira con le sue catene, le sfere. Questa Fenice fa troppi danni. Torna dentro, Sylas, difendi vita, primo sangue nelle tasche di Sylas. Riesce anche a sopravvivere e a scappare. Arriva anche Chuck con la sua Lulu. E infine vita anche Sharduk. La sfera finale di Lore per riuscire a traddare l'1-1. Ecco, parlavamo proprio dei jungler e subito i jungler ci hanno mostrato la prima azione del game. E buono roaming di Lulu che ha permesso anche di salvare questa Syndra che non era in una bella posizione. Si era trovata senza mana alle prese con Elise, quindi GG per lei che ha fatto il roaming a differenza di Thresh che non si è mosso. E sì, come hai visto entrambi i jungler hanno fatto il loro dovere. Elise ha
in prima, così all'inizio subito del fight è riuscita ad averla meglio su Udyr, ma comunque le due kill sono andate entrambi ai mid laner, entrambe le kill ai mid laner, quindi nessun vantaggio sui jungler, diciamo si sono preso gli assist, però sono stati i mid laner che adesso hanno le kill di vantaggio. Ecco qua, ancora scaramucce. È andato il vantaggio su Safari, perché comunque è un jungler da tempo, sì. Play ha sicuramente più valore di un Elise nel late game, anche perché farma più velocemente. Chuck viene grabbato in questo momento, la condanna a morte di Thresh, il Flape fa tornare indietro, le trappole di Jinx vanno a bloccare quello che è Len con il suo Aphelios, passaggio scuro di Thresh, disingaggiano. Comunque adesso, come vediamo, c'è Jinx dal team opposto, nelle mani di Nerone invece che nelle mani di Len, che prima aveva Jinx contro Miss Fortune, quindi hanno piccato. Ecco, mid. Guarda qua, Faststorm si porta in avanti con le sue catene, arriverà anche Shadow Kafus combo! Facile kill, preda per il jungler dei Coffee. Ah, quindi l'obiettivo di Liza è gankare tanto i early game, specialmente persone senza il flash, senza risorse. Sapevamo prima appunto Syndra aveva usato tutto e quindi Eliza ha avuto un buon ingaggio mid facile, anche aiutato da Sylas. Purtroppo Syndra forse era un po' over pushato, un po' posizionata male dal momento che non è il flash e sei un personaggio senza mobility e sai che c'è Sylas ed Eliza nei paraggi, possono ingaggiarti in qualsiasi momento. Invece Udyr sta puntando molto più sul farm, vedo che è al doppio quasi del farm di Eliza, nonostante stiano prendendo il primo drago. Anche se qua ci fanno vedere i top laner. Ecco, primo drago della montagna nelle mani della squadra rossa, nelle mani dei Coffee. E non sarà una landa né della montagna né infernale. Potrebbe essere oceano. Terra, chi può andare a dare vantaggio? Soltanto a Sion. Però Sion soffre tantissimo, sì. Quello che è il matchup di Setta. Ecco che vediamo Ashuma prendere un po' di pugni. Però è Sion, può tankarsi lì abbastanza. Quale... Faccia. Sì, esatto. Quale potrebbe essere un drago utile tra oceano e nuvola? Quale landa potrebbe andare ad avvantaggiare più una squadra rispetto all'altra, secondo te? Oh, secondo me quello dell'oceano è molto più forte come anima, però c'è da calcolare che dalla parte dei Coffee, che stanno prendendo vantaggio, non vogliono tanto l'anima, ma vogliono più che altro negare agli avversari. Bello di Cocoon, di Sharduk, condanna a morte di Thresh come follow up! Arrivano anche i razzetti dalla distanza di Aphelios, non sarà lui a ottenere la kill, ma sarà Sharduk. Queste Lai sta prendendo belle risorse, ottimi, un sacco di vantaggio, bello. Anche questo pugno di set che porta a casa un'altra kill. Quindi vediamo risorse e uccisioni in diverse zone. Udyr prova a fare... Basta, fai attenzione! Fastono con il Junker sia, sa! Quello che è il cartel Junker di Safari. Potrebbe arrivare anche Lori con le sue sfere. Riescono a tenerlo. Si girano contro Sylas con le catene, condanna a morte di Thresh. Possono fightare. Poteri senza limiti. È abbastanza. Non è abbastanza, scusate. Cade in questo momento Safari. Tanto dimmi, potrebbe essere chiuso a panino. Dall'altra parte Sharduk va a fightare nel river. Arriverà anche Thresh, pronto a difendere il suo Sion. Viene utilizzato come oggetto da Ping Bong. Cade in questo momento Demi. Io volevo farvi una domanda a entrambi, vai. Perché sono molto interessata ai pick in bot, perché come Revil si ricorda sono un meraviglioso, nonché fortissimo AD carry. Però guarda questo cacchino da parte di Sharduk. Full combo contro Lore, arriverà ancora una volta Thresh ovunque questo ragazzo. La Fenice di Sapphire è troppo forte, shutdown nelle tasche di Lore, il teleport da parte di Demi. Costretto a fare la domanda, Revil. Si mirano troppo, però non possiamo interrompere. No, perché se perdo il flow poi mi ingappo, quindi ho bisogno No, ma il flow invece ti dico già da subito che lo dovrai perdere, perché noi il game non lo faremo vedere tutto quanto, perché sennò è troppo, voglio dire, questo è un assaggio di torneo, non è tutto il torneo. Sennò poi più che altro perché devi mangiarti la tua pizza, Revil. Va bene, Revil, quindi puoi tranquillizzarti un attimo. Va bene, i team stanno giocando bene, succedono cose belle, bravi. Tutto molto bello. Molto generico, funziona sempre. Io volevo solamente smetti. Grazie. Volevo fare la domanda su Jinx e Aphelios, perché sono due campioni che amo tantissimo, ma al momento chi vedete meglio messo dei due nel meta, nella situazione attuale? Nel meta al momento è Jinx, te lo dico io che non sono un caster, però magari dalla prossima patch sarà un po' meno, visto che verrà nerfata. Aphelios resta comunque sempre potentissima, perché alla fine è un champion che insomma ha 200 anni di bilanciamento sulle spalle, quindi...
Hai detto nel meta Jinx, adesso si fa quasi la solo kill su Jinx. Ma attualmente, attualmente Jinx è estremamente più forte di Aphelios. Anche se Aphelios ha subito dei buff nelle ultime patch. Prende più letality dalla passiva e fa più danni tramite la sua veglia lunare. Quindi penso che con il nerf di Jinx Aphelios fa un passetto in più che potrebbe fare la differenza. Ma secondo voi come finisce questa? È un po' presto per dirlo, non si può sapere. Perché alla fine in questo momento sono in parità, nonostante sia 3-6 e per la squadra rossa, e comunque sia il vantaggio in oro è soltanto di 1000, sì, hanno il drago dalla loro, però non, appunto come dicevamo adesso, Jinx è un campione, che il loro AD carry gioca bot, che è molto forte e può scalare molto di più. Oh, attenzione, bella questa... Revil, tu come la pensi? Revil, si è smutato. Allora, mi sto calmando però. Sta abbassando l'adrenalina. Perché capito? Hanno Jinx, Lulu, che comunque sia in late, sono molto forti e quindi possono benissimo recuperarla. Perché adesso in questo momento sono leggermente in svantaggio. I coffi devono snowballare il vantaggio. Invece, ancora una volta, i Project devono aspettare, perché Jinx, Lulu è una delle botte più forti al momento. È troppo forte. Se scalano fanno 2v8. Benissimo, benissimo. Ma questo è solo un assaggio, quindi noi oggi vi abbiamo voluto dare un assaggio di quello che sarà praticamente quello che vi aspetta con i nostri caster. E quindi ricordiamo Cugino Rap e Revilvage, che sono i caster del nostro torneo Atleta League per League of Legends. E quindi io a questo punto ci saluterei, vi saluterei, vi ringrazierei, vi do appuntamento col nostro torneo. Quindi vi aspetto, lascio Revil mangiare la sua pizza, io ritorno a mangiare le patatine insieme ad Andrea e insomma seguiteci per il nostro torneo insieme a Cugino Rap e Revilvage. Grazie Andrea. Grazie a te Martina, grazie Cugino, grazie Revil e grazie a tutti. Grazie ragazzi, buone patatine. Grazie ciao, anche ciao, a Mattia ciao. E a Nicolò. Buona serata a voi, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!